Allora, più tardi magari faremo un saltino anche noi, se è rimasto qualcosa, dubito perché di solito quando ci sono queste cose si è un po' come le cavallette, nel senso che si avventano tutti sul dove c'è appunto la preparazione delle varie cose da mangiare. Allora, approfittiamo di questo spazio temporale che si è aperto per presentare allora gli ospiti che abbiamo già sistemati da qualche minuto della squadra di pattinaggio Roller Green. Allora, iniziamo dal presidente Gianni Anselmi, Buonasera. poi iniziamo da Maria D'Annibale, Salve. ecco, ho detto bene, poi c'è l'unico maschietto, anzi no, l'unico, il secondo maschietto della situazione, perché prima, al di là dei capelli, ovviamente sono venuti bene in foto con i capelli rasta, e abbiamo Giuseppe Cistola Salve. e poi abbiamo Beatrice Salve. Fausti. Perfetto, allora iniziamo da Gianni Anselmi, ovviamente con la classica domanda su il perché di questo Roller Green, un po' di cronistoria. La storia molto facile. Quest'anno, intanto, bisogna dire che la Roller Green quest'anno compie il suo decennale dalla nascita, Quindi sono 10 anni. precisamente 10 anni dal 2005. Una nascita voluta dal presidente onorario, in questo caso il patron Giuseppe Traini, Che mi sembra abbiamo avuto ospite che domenica perché è anche del ciclismo, mi sembra anche sì, anche c'è anche la mi ha polisportiva rimani un po' ciclistica, impasta. è rimasto nel discorso sportivo anche. Ha voluto questa società per ripristinare un po' in qualche maniera la pista di pattinaggio che si trova a Castellana, che attualmente purtroppo è un po' fuori uso per le condizioni disastrose. Sappiamo già le vicende comunali quali sono, sarà difficile trovare la maniera di poterla sistemare ancora. Comunque, è voluta 10 anni fa e si è allargata e si è espansa verso tutta la Vallata del Tronto, cominciando sia a Castellama con le scuole di pattinaggio proprio a Castellama, a Spinetoli, precisamente nella frazione di Pagliare, a Monsampolo del Tronto e a Centobuchi, Monteprandone in questo caso. Abbiamo queste scuole per avviare i ragazzi alla pratica del pattinaggio. E poi da lì, da piccoli, si incomincia la storia, per chi gli piace fare l'agonismo, cioè fare queste gare che si praticano in tutta Italia, e incomincia la storia del pattinaggio con i nostri ragazzi. In questo Quindi diciamo caso una qui ne abbiamo tre della tre, nostra hai una rappresentativa cosa che... prettamente agonistica oppure diciamo No, no, anche a a livello livello amatoriale, tipo un amatoriale... 35enne può iniziare così a Certo, facciamo pure verso novembre, il mese di novembre, incominciamo pure il corso adulti, che dura 3 mesi precisamente. Un corso adulti proprio per avviare alla pratica di pattinaggio. Poi, diciamo la verità, il pattinaggio di per sé è uno di quei sport dove la fase motoria del nostro corpo è abilitata proprio, è una delle cose più importanti. O dopo il nuoto si può dire che viene il pattinaggio. Perfetto. Un'attività, come diciamo, agonistica che impegna tutto l'anno, anche perché mi sa che anche gli allenamenti sono, cioè bisogna per avere poi questi successi, vedremo poi dettagliatamente, Sì, gli penso allenamenti che ci siano sono anche dei quasi sacrifici da odierni, fare. sono quasi odierni. Il sacrificio dei ragazzi è proprio su questo, soprattutto. E soprattutto, dobbiamo dire la verità, è uno sport che al 90% è all'aperto, perciò anche con la pioggia, con l'acqua addosso, bisogna farlo, bisogna prepararsi. Quindi io ho visto un attimo sul vostro sito, hanno delle magliette molto belle. E ovviamente c'è questo simbolo del GECO, perché mi sono Da chiesto che sia una quest'anno, cosa di semplicemente, da colore. quest'anno abbiamo uno sponsor tecnico che ha voluto, diciamo, prepararsi, preparare il tutto con noi, con la nostra società, e questo sponsor tecnico è ad UGECO, Ah, ecco sì, per perché il questo il GECO. È uno sponsor di cui fa pure parte i nostri ragazzi, fanno parte di un team. In questo caso sia Giuseppe Cistola, sia la Fausto e Beatrice, più altri tre, fanno parte di questo team e corrono nei trofei con questo sponsor. Perfetto, allora cediamo allora invece la parola adesso a Maria, che è la più vicina a te. E la prima domanda è cos'è che ti ha attratto nel pattinaggio? Perché magari, non so, ci sono le ragazze che sono più portate per il volley, altre per il ciclismo, altre per il tennis da tavolo, tu invece il pattinaggio, perché? Allora, intanto ho iniziato a pattinare quando avevo 4 anni, quindi è stata una scelta abbastanza... Ho iniziato prima a patinare e poi a Sì, no, esatto. E camminare. da quell'età non l'ho più lasciato, quindi diciamo che non è una scelta che è stata frutto della mia volontà, ecco, frutto della volontà di mia madre. Però nel corso degli anni è comunque uno sport che ti permette di raggiungere dei risultati
che quindi ti, anche il fatto comunque di, come posso dire, di il sacrificio, sì, la volontà e tutto ti aiutano anche a maturare col carattere. Questo mi è molto piaciuto del pattinaggio, che ti fanno proprio capire cosa significa sacrificarsi per qualcosa e quindi dopo ottenere un risultato che può farti felice, ma dentro, ecco. Diciamo la verità che uno dei risultati, una delle ambizioni che hanno i nostri ragazzi è quello di vestire la maglia nazionale, della nazionale. Ah, e Maria è tutto finalizzato, a parte la più anziana delle tre, è anche una di quelle più anziane, in questo caso, nel nostro gruppo, che ha, già vestito la maglia nazionale. Sì, anche perché insomma vedo un curriculum di tutto rispetto, tre italiani, due podi europei, regionali su strada 2015, ma ogni gara è a sé, come la vivi? Sì, no, ogni gara è a sé, non in, a distanza di 10-15 anni che gareggi, ogni gara c'è sempre la stessa paura, non cambia nulla. L'emozione, l'emozione è sempre, anche quello sempre, fa parte di questo sport, insomma, l'emozione è sempre quella, l'adrenalina è sempre quella. Hai qualcuno che ti affianca, nel senso un mister, come si chiama? Sì, sì, no, abbiamo un coach, il nostro, un tutor. Il nostro allenatore, assolutamente, che ci aiuta. In gara noi guardiamo solo lui, non guardiamo altro. Ci saremmo arrivati proprio ora a fare i nomi dei nostri allenatori. Allora, sì, per sì, quanto riguarda, ci abbiamo due allenatori, uno per la cosetta, noi la chiamiamo pista interna, sarebbero i giovanissimi, la categoria giovanissima esordiente, che sono dagli 8 fino agli 11 anni, sì, in questo caso è Catalini Fabio. Poi per tutti gli altri la cosiddetta pista esterna, perché corrono sulla pista di pattinaggio esternamente, nell'anello esterno, c'è il pluricampione del mondo Claudio Naselli. E quindi praticamente siete ben, nel senso che mentre si svolge la gara c'è il tutor che vi, cioè l'allenatore che vi segue e vi dà delle indicazioni? Sì, sempre da fuori comunque, perché naturalmente certo, lui non può gareggiare, però sì sì, assolutamente da fuori. Perfetto, allora noi stacchiamo un attimino, 17:34, abbiamo adesso il tassativo, poi 3 o 4 minuti penso di pubblicità, poi torneremo per completare le nostre interviste con gli amici del Roller Green di Castel di Lava. Perfetto, grazie Antonella. 17:47, allora siamo proprio in tempo reale, quindi a questo punto riprendiamo un piccolo aggiornamento. Solamente sono 89 minuti di gara tra Forlì ed Ascoli, il risultato è sempre Forlì 2, Ascoli 1, poi c'è anche la debacle purtroppo dell'Ancona, Ancona 0, Spalla 3, ma di questo parleremo magari, i risultati li daremo poi in toto dopo. Molto bene, allora ritorniamo invece a parlare di pattinaggio e abbiamo Giuseppe Cistola che dal curriculum, dalla scheda, vedo che, come si dice in gergo, è uno tosto veramente, perché vedo che ha vinto secondo, terzo posto ai mondiali 2014, primo posto per tre volte europei 2014, secondo posto italiano 2014, hai fatto proprio, hai fatto, come si dice, bingo. Sì, è stata una bella annata. Poi venivo da un'altra squadra, io ho cambiato squadra. Ah, ecco, sei un ex. Mi sono riscattato con questa squadra, diciamo. Ah, perché prima non erano arrivati i risultati. No, no, ero sempre bravino, nel senso sono comunque andato a fare europei e mondiali, ma con risultati minori. E quindi? E quest'anno invece, allenato da Claudio Naselli, sono riuscito a primeggiare. Quindi diciamo che in questo campo l'allenatore vale veramente è il 50% dei risultati dell'atleta, che poi su strada, giustamente, quindi sono risultati ottenuti su strada o in strada pista? E pista. Strada e in pista, ma sì. Differenza tra strada e pista, nel senso non geograficamente parlando, ma di che strumenti utilizzare, nel senso i pattini sono gli stessi oppure c'è una differenza sostanziale, ovviamente? I pattini e il telaio rimangono gli stessi, si cambiano perché solo... Perché vedo a volte che si mettono ad accroccare lì, sempre sì, che le fanno ruote. Un assemblaggio al momento, quindi ho pensato qualcosa c'è, insomma, pensavo... Sì, le ruote, schiamo. Durezza di ruote, tipi di ruote che... È solo quello praticamente sì, che... Ma ci sono dei pattini particolari che poi possono...
Nel senso, più il pattino costa e più magari garantisce il risultato, oppure si possono ottenere dei buoni risultati anche con materiali, insomma, non alle stelle, insomma, diciamo, non so il prezzo di un paio di pattini quando allo stato attuale parecchio, non diciamo più. Dal medio buono al buono, per dire questo, sono quasi tutti di serie attualmente per i medio buoni cosiddetti. I buoni invece vengono fatti il calco direttamente sul piede dell'atleta, ecco. In questo caso un atleta come Peppe ha la sua scarpetta, il suo calco fatto in una certa maniera, preciso e tutto quanto. E perché? Perché il piede stesso deve sentire la scarpetta, come può dire Peppe in automatico. Sì, il calco, diciamo, che rispetta tutte le caratteristiche e le forme del piede, quindi è come se tu avessi un calzino, senti solo il telaio e le ruote sotto, mentre una scarpetta standard è più una pantofola, diciamo. Quindi quello garantisce, insomma, un po' come lo sciatore di sci, che c'ha proprio, ormai sono calcolati con addirittura la galleria del vento, eccetera, eccetera, addosso ad ogni persona. Ma dimmi una cosa, hai mai paura di cadere? Perché in questo sport si cade, mi sembra, o no? Sì, si cade e ci si fa anche parecchio male, però no, paura di cadere dopo tanti anni che lo fai, comunque è più la paura di non arrivare davanti. Per un maschietto davanti. Un po' meno, perché magari qualche parte che avete le ginocchiere di protezione, mi pare. No. Non vengono usate perché limiterebbero i movimenti. Praticamente se vi fate male, vi fate male. Sì, magari noi ragazzi... Altro che ginocchio sbucciato, qui si va. Magari noi ragazzi le cicatrici non ci facciamo caso, le ragazze. Infatti, il maschietto sai anche un po' orgoglio di vanto. Troppo. L'importante è arrivare. E mediamente quante ore ti alleni al giorno? Facciamo allenamenti di un'ora e mezza, anche due qualche volta, quindi... Ma vi allenate appunto in qualche strada interna oppure nella pista? Sì, abbiamo la pista di Castellilama e Ascoli Piceno e la strada, l'anello statale a Porta d'Asco all'Agraria. Quindi praticamente dove c'è poco traffico, penso. Sì, che... sono chiusi al traffico. L'anello statale qua all'Agraria è chiuso al traffico, esatto. È utilizzato sia da pattinatori di varie società sia anche dai ciclisti per quello. Allora, passiamo invece a ultima, ma non ultima, come si dice in questi casi, Beatrice Fausti, che sembra la più piccola, diciamo, forse come età anagrafica, penso. Sì, sì. Quanti anni hai? 16 anni, quindi. Però vedo che ha un bel terzo posto agli italiani 2014-2015. Sì. Anche per te, come vivi la gara? Oppure come hai sentito queste emozioni? Durante le gare si sente l'ansia. Perché comunque sono gare importanti, quelle che ho fatto a febbraio, sono campionati italiani, però anche nei trofei, gare minori, si sente comunque l'ansia di gara. Anch'io, come Giuseppe, vengo da un'altra squadra, la stessa in cui si trova lui, e sì, avevo ottenuto i risultati, ma però... non a livello, non una cosa... Sì. Dobbiamo dire di non andare all'altra squadra. Scappa qualche denuncia, ma non facciamo né i nomi né i cognomi. Che vuol dire che anche tu hai trovato un allenatore. Sì, sì, Claudio Naselli, infatti lo ringrazio anche per la convocazione al Geisingen il 16 aprile. Diciamo che è una convocazione che si ripete, dato che anche 2 anni fa era stato convocata in questa Coppa Europa, però quest'anno credo di avere più potenziali per questa Coppa Europa. Anche per i risultati che ho ottenuto agli italiani, Perfetto, allora, noi ti facciamo gli auguri in bocca al lupo, perché insomma, ma poi questi allenatori sono burberi, a volte chiedono delle cose un po', non ci scappa mai il vaffa magari di spalle, perché io parlo sempre in termini calcistici perché sono pseudo giornalista calcistico, quindi però vedo che spesso gli allenatori sono mal visti perché chiedono delle cose, effettivamente è il loro lavoro, insomma, poi vogliono tirare fuori il meglio nell'atleta, insomma. Non è che lo fanno perché vogliono romperti l'anima, ma vedono le capacità nell'atleta, certo. E quindi pretendono il meglio. E a volte insomma sono delle cose che uno dice vabbè, però non è il caso. Perfetto, mi dicevi prima
della Beatrice, ovviamente, che è stata chiamata. È stata chiamata per rappresentare la Rolle Green e la nazionale italiana in questo trofeo di Coppa Europa in Germania. Il 12 aprile, giusto, se non sbaglio, il 16 aprile si svolge, a breve, sì. E poi, come dicevamo prima, poi con te chiudiamo, ovviamente la chiosa di questo discorso è che tutti gli atleti hanno un fine, ovviamente, perché... Il fine ecco, è di tutti quanti, di chiunque, chi attende l'Olimpiade, c'è chi attende la fine del campionato, per vincere la prima cosa è vincere qualsiasi gara, oppure... ma anche il fine di poter vestire la maglia della nazionale, che è una delle cose più ambite in tutti i sport. E poi la nostra nazionale come va, insomma, in questa pseudo classifica mondiale? Diciamo che ci manteniamo abbastanza bene tra i primi sei in assoluto nel mondo. E noi come il rugby che siamo scivolati? No, è che ci sono nazionali dove sono veramente forti e hanno una cultura diversa pure di questo sport in confronto alla nostra. Perfetto, allora io ti lascio concludere, nel senso che per quanto concerne la scuola... Sì, esatto, le nostre scuole di pattinaggio, incominciato da Monteprandone, ci si può rivolgere attraverso di noi sul nostro sito rollegreen.eu, oppure le scuole di pattinaggio Monteprandone, do gli orari il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19, a Monsamporo il lunedì e giovedì dalle 17 alle 18, oppure a Pagliare presso la Sala Gigli. In altri due casi eravamo Palazzetto dello Sport, mentre a Pagliare la Sala Gigli il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18. E quindi se i vostri bimbi manifestano... Oppure la scuola estiva sulla pista di pattinaggio, che sarà sempre il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 dal 1 giugno però. Perfetto, benissimo. Allora noi oggi abbiamo i tempi molto stretti perché tra un po' ecco dobbiamo sbaraccare, nel senso che continuare, ma anche con il collegamento con Cascioli. Allora ringraziamo Gianni Anselmi. Grazie, un saluto a tutti, ringrazio la radio R9 e gli amici. Perfetto, presidente appunto, poi Giuseppe Cistola. Grazie mille a voi. Grazie anche a Maria D'Annibale, che la vedo molto agguerrita, ma non meno agguerrita, e anche Beatrice Paolo. Sì, grazie. Perfetto, di nuovo allora grazie a voi, noi ci sentiamo prossimamente.